Ci ritroviamo con il dottor Dino Cristanini, che ringrazio per questa sua rinnovata disponibilità ad accompagnarci in un periodo molto, molto particolare. Ecco. In questo secondo intervento sulla valutazione abbiamo chiesto di poter approfondire un po' il tema della valutazione finale. Che cosa ci dice e anche che cosa ancora non ci dice la norma? Per gli esami, in questo caso stiamo parlando al primo ciclo, ecco, per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, per gli scrutini finale, ma soprattutto adesso perché penso che sia prematuro, ma poi il dottor Cristanini ci dirà meglio, sia prematuro parlarne adesso come andranno gli scrutini perché stiamo attendendo indicazioni. E su questo, però sicuramente qualcosa che già stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare è quello della valutazione. Allora abbiamo chiesto proprio di poterci aiutare a capire ancora di più quali criteri adottare nella valutazione di una didattica a distanza, tenendo conto che noi vogliamo puntare a una didattica formativa che metta al centro il cammino dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. E con un patrimonio che già abbiamo, perché ogni scuola, ogni nostra scuola ha le sue griglie, le sue riflessioni, i criteri di valutazione. Quello che un attimo ci mette forse un po' in difficoltà è questa novità della didattica a distanza. Non voglio togliere altro tempo e ricordo che a conclusione del webinar, nei prossimi giorni, riceverete un'email con la possibilità di rispondere a un questionario di gradimento, ma anche poter scaricare l'attestato e anche poter visionare i materiali, la registrazione. Nella sezione domande alla vostra destra potrete inserire delle domande che noi man mano raccogliamo e poi le sottoponiamo al dottor Cristanini. Vi auguro un buon pomeriggio e grazie ancora a lei, dottor Cristanini, per la sua costante disponibilità e la sua grande competenza. E buon pomeriggio a tutti. Bene, grazie. Sposto un attimo l'immagine per vedere che non copra troppo le slide. Bene, il tema è di una complessità enorme, lo è già in situazione normale. Figuriamoci in questo periodo di didattica a distanza, quindi in una situazione completamente nuova e di quadro normativo che si sta costruendo in itinere. E viene precisato a poco, quindi insomma abbiamo tutta una serie di elementi non ancora determinati che non rendono facile poi parlare di queste cose. Anticipo, ma lo riprenderò spesso nel corso del mio intervento, che nel dibattito che è possibile seguire in rete, la narrazione prevalente, la narrazione mainstream, come si dice in gergo, è quella di una valutazione formativa, ma formativa nel senso di una valutazione che faccia uso di strumenti poco strutturati e che si concluda con un profilo, con una descrizione di quel che l'alunno ha fatto e che eviti assolutamente il voto. Dall'altra parte c'è anche invece chi dice, vabbè, ma per dare valore a quel che è stato fatto, è pur sempre opportuno, magari a parte le prime classi della scuola primaria, poi tradurre il tutto anche in un giudizio, non dico un voto, ma in un giudizio insomma più deciso sugli apprendimenti. Quindi vediamo un po' cosa si può fare, dipende anche da quel che una scuola è riuscita a realizzare. Ci sono scuole che magari stanno partendo adesso perché fino ad aprile hanno pensato che comunque forse si sarebbe tornati a scuola e che quindi la didattica a distanza fosse solo un momento così di continuità, di non perdere il contatto con gli studenti, poi le cose serie si sarebbero fatte una volta tornati. Quindi qualcuno sta partendo addirittura adesso. Ci sono casi dove ci sono un sacco di bambini o ragazzi che non riescono ad accedere alla didattica a distanza per tutta una serie di motivi, insomma, che possiamo ben immaginare, tipo non ho gli strumenti, non ho la connessione, la famiglia non segue e così via. Leggevo
lo sfogo di un insegnante che diceva: ma io sono una classe di 20, sono quasi tutti di origine immigrata, ne ho un sacco che ho perso proprio di vista. Quindi dipende proprio dalle situazioni. Quindi io adesso dirò il massimo che si può fare, poi ogni scuola vedere come adattare, come ridurre quel che andremo a dire, però con il quadro normativo. Il quadro normativo, io comincerei con un richiamo al regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche dell'8 marzo 1999, che è entrato in vigore una ventina d'anni fa, il primo settembre del 2000, che all'articolo 8, l'articolo che riguardava il curriculum, ci diceva una cosa: che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, anzi questo era l'articolo 4, nell'ambito dell'autonomia didattica tocca alle istituzioni scolastiche individuare le modalità e i criteri di valutazione rispetto della normativa nazionale, che viene emanata come indirizzo generale ai sensi dell'articolo 8 invece che riguarda i curricoli. Questo significa che c'è uno spazio di interpretazione per le scuole. È vero che la normativa nazionale ci dice delle cose per certi aspetti abbastanza vincolanti, però insomma c'è questo spazio di interpretazione che dal punto di vista normativo si può fondare sull'autonomia didattica, che prevede proprio che le scuole individuino modalità e criteri di valutazione degli alunni. I giuristi parlano a questo proposito di discrezionalità tecnica da parte dei docenti, che però non significa scelta arbitraria sganciata da ogni riferimento. La discrezionalità tecnica si deve giocare, oltre che nell'ambito del quadro normativo nazionale, anche in riferimento a teorie o pratiche accreditate dalla comunità scientifica o dalla comunità professionale, per cui quelle modalità e criteri di valutazione non si possono scegliere così a capocchia, ma devono trovare una giustificazione poi nelle acquisizioni delle scienze dell'educazione, della docimologia o comunque anche delle pratiche più accreditate. Sempre guardando al quadro normativo nazionale, il recente decreto legislativo del 13 aprile 2017 ci dice che in situazione ordinaria occorre esprimere una serie di valutazioni. Una valutazione riguarda l'andamento in ciascuna disciplina con voti in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. A questa valutazione si aggiunge a integrazione la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione è effettuata collegialmente. Anche questo passaggio è molto importante, perché voi mi insegnate che non è il singolo docente con le valutazioni, con i giudizi, al limite coi voti che assegna, a decidere ciò che poi sarà scritto nel documento di valutazione, ma è la valutazione collegiale del gruppo docenti che intervengono nella classe, nella primaria, del consiglio di classe, nella secondaria di primo grado, che effettua una sintesi valutativa rispetto a tutti gli elementi a disposizione, per cui anche il problema del quante prove in itinere, quanti voti devo mettere, è abbastanza relativo, nel senso che poi la valutazione che viene riportata ufficialmente è quella decisa dal gruppo docenti o dal consiglio di classe, appunto, nella scuola secondaria di secondo grado. Tralascio qui la valutazione del comportamento, che pure è un'altra valutazione. La nota del 10 ottobre 2017 che ha esplicato quanto contenuto nel decreto legislativo 62, poi ha precisato che gli apprendimenti svolti nell'ambito, apprendimenti acquisiti nell'ambito di cittadinanza e costituzione, trovano spazio nel voto complessivo delle discipline dell'area storico-geografica. Fin qua la situazione
normale, la situazione normativa che deve essere tenuta presente e rispettata da parte delle scuole quando definiscono i propri criteri. Ciò premesso, noi a scuola dovremmo già trovare una serie di criteri. Ecco, la mia tesi è che più che inventarsi griglie completamente nuove, avulse dall'esperienza delle scuole, e in rete se ne trovano tantissime di griglie abbastanza sbrigative per la DAD, dove di solito si dice, vabbè, ha partecipato, è stato puntuale nelle riconsegne delle attività, dei compiti che abbiamo assegnato, ci ha messo impegno, ha imparato qualcosa, bene, ci sono un sacco di griglie di questo tipo, ma la mia tesi è che bisognerebbe basarsi in linea di continuità su quanto già stabilito e adattare ciò che c'è già a disposizione della scuola. Quindi cosa dovrebbe esserci a disposizione della scuola? Dei criteri generali per la definizione delle rubriche di voto. Dovrebbero esserci delle, io le chiamo rubriche di voto, insomma delle tabelle, che esplicitino la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento per le varie discipline, per le varie classi. Allora, i primi criteri sono di tipo generale, del tipo per assegnare i voti terremo conto della qualità delle conoscenze, della loro organicità o meno, terremo conto delle abilità, terremo conto del progresso, terremo conto dell'impegno, terremo conto della competenza, cioè se l'alunno sa usare ciò che ha appreso per affrontare compiti più complessi. E le singole rubriche di voto dovrebbero invece essere riferite alle singole discipline, perché il criterio generale poi va applicato allo specifico contesto disciplinare. Ci sono scuole che addirittura hanno definito rubriche di voto non solo per le singole discipline, ma diversificate per le varie classi, e soprattutto nella scuola primaria, dalla prima alla quinta, ci sono differenze notevoli. Dovremmo trovarci criteri per la valutazione del comportamento e per esprimere il giudizio sintetico sul comportamento, con un aggettivo, o meglio con brevi frasi, comportamento che va valutato facendo riferimento alle competenze di cittadinanza. Quindi c'è una piccola sovrapposizione poi con la certificazione delle competenze. Dovremmo trovarci dei criteri per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Inoltre, per la certificazione delle competenze, la scuola potrebbe aver predisposto delle rubriche per valutare il livello di sviluppo delle competenze. Quindi partiamo poi da questi materiali per costruire specifiche griglie. Per la DAD abbiamo una novità. La novità di inizio aprile era stata quella del decreto 22 dell'8 aprile, secondo cui nei periodi di sospensione delle attività in presenza la scuola deve, in questi periodi di sospensione, attivare le modalità a distanza. Nel frattempo è intervenuta la conversione in legge del decreto legge numero 18 del 17 marzo, cosiddetto decreto Cura Italia. È un decreto che riguarda tutta una serie di interventi sul piano economico, ma sono stati inseriti nella legge di conversione anche alcuni commi che consentono poi di dare un fondamento legislativo a ciò che si è fatto nella didattica a distanza. Per farla corta, nell'articolo 87 è stato inserito il comma 3 ter, che recita così: la valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto dell'attività svolta in presenza o a distanza produce gli stessi effetti delle attività previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 62. Quindi in pratica le verifiche effettuate in periodo di DAD poi valgono per la valutazione, per quella periodica già stata fatta, valgono per la valutazione finale. Come sarà questa valutazione finale? Abbiamo già visto paletti che ha posto il decreto legge 22 che ho già citato. Nel decreto legge 22
si prevede che il ministro, nel caso attuale la ministra dell'istruzione, adotti delle ordinanze su come svolgere gli scrutini finali, come ammettere alla classe successiva e come esprimere poi il giudizio. Ora, nell'espressione del giudizio si dice che occorrerà tener conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento. Quindi risultati di apprendimento che bisognerà accertare per poter esprimere un giudizio. Noi non sappiamo come saranno questi criteri che saranno contenuti nelle ordinanze. Come dicevo all'inizio, c'è tutta una serie di interventi, almeno quelli che è possibile leggere in rete, poi l'universo degli attori è molto più ampio di quelli che appaiono in rete, però chi si pronuncia ufficialmente in vari documenti tende a richiedere per il primo ciclo non espressione di voti, ma la sola formulazione di un giudizio finale. C'è anche qualche minoranza però che insomma pensa che sarebbe opportuno dare il voto insieme al giudizio, quindi vedremo. La conclusione è che bisognerebbe tenersi pronti per qualsiasi scenario, almeno per poter effettuare che sia coerente nelle premesse tra le tante cose che si guardano quando ci sono dei contenziosi sulla valutazione. Si tiene presente, come dicevo poco fa, che i criteri di valutazione sono un'espressione di discrezionalità tecnica che deve comunque rispettare le norme nazionali, ma la discrezionalità tecnica deve non solo fondarsi su acquisizioni di tipo scientifico, ma deve anche mostrare appropriatezza e coerenza nel percorso. Quindi ciò che decidiamo adesso già dovrebbe essere coerente col tipo di valutazione che occorrerà dare alla fine. Quindi che alla fine ci chiedano una descrizione sommaria di ciò che lo studente, della qualità di ciò che lo studente ha fatto, che ci chiedano solo, come dice il decreto 62, una parte delle valutazioni previste dal decreto 62, quindi il giudizio complessivo sul processo formativo e sui risultati di apprendimento, o che ci chiedano anche i voti, dovremmo predisporre già adesso delle azioni coerenti con questi scenari, ricordando che la valutazione periodica e finale è una sintesi valutativa e quindi occorrerebbe tener traccia di tutta una serie di elementi, non semplicemente di esiti di prove occasionali, quindi due prove, un'interrogazione, ma occorrerebbe portare a sintesi una serie di elementi riguardanti osservazioni su come lavora l'alunno in itinere, gli esiti di diverse prove. Dopo entrerò anche in questo dettaglio, ma molti esperti dicono: ma se noi nel corso delle attività interlochiamo spesso con gli alunni ponendo delle domande per vedere se hanno capito, insomma, la valutazione in itinere non tanto per dare un voto, ma per vedere se hanno capito, se dobbiamo intervenire ancora. Ecco, anche tutti questi elementi possono essere, di questi elementi si può tenere traccia e alla fine portarli a una sintesi coerente. Quindi teniamo presente che la valutazione periodica e finale non è semplicemente una media di voti, ma è una sintesi che deve poter rendere conto nel miglior modo possibile di ciò che l'alunno ha imparato, ma di come è arrivato a impararlo nel corso dell'anno. Naturalmente tenendo conto degli obiettivi programmati e dei percorsi svolti, non tanto degli obiettivi ideali che abbiamo previsto inizio anno, ma di quelli che abbiamo effettivamente perseguito in itinere. Noi abbiamo a disposizione quindi per questa sintesi valutativa gli esiti del primo trimestre o quadrimestre, gli esiti di osservazioni e prove effettuate tra la fine del trimestre o quadrimestre e l'inizio della sospensione delle attività, e poi
gli esiti di osservazioni e prove effettuate nel periodo di didattica a distanza e infine elementi di conoscenza relativi alle condizioni favorevoli o sfavorevoli di accesso dell'alunno alla didattica a distanza. Una novità della DAD è che se uno non partecipa, può essere che sia per motivi indipendenti dalla sua volontà. Quando facciamo scuola in presenza, attribuiamo la non presenza dell'alunno, anche se lì ci sarebbe a volte da ragionare, da capire le ragioni dell'assenza, ma normalmente lo attribuiamo, insomma, a una negligenza dell'alunno, o meglio ancora quando sono piccoli, della famiglia. Qui si tratta di capire meglio invece se ci siano anche altre condizioni che non hanno permesso di accedere, per cui ne terremo conto poi per il recupero degli apprendimenti, perché se uno non ha partecipato non ha appreso. Ma nel dare una valutazione sul periodo della DAD occorrerà tarare poi giudizio anche su questo. In relazione a ciò che è stato veramente fatto. E allora un passaggio fondamentale per poter valutare in modo corretto è quello di rivedere la progettazione didattica in chiave essenziale. Quest'anno e probabilmente anche nei prossimi anni, per via del recupero, sarà giocoforza fare un'operazione di essenzializzazione del curriculum, cosa sempre auspicata e mai fatta, perché tutto poi non ci potrà stare nel tempo disponibile. Ora ho fatto un esempio, ho preso da una programmazione di una scuola gli obiettivi, alcuni obiettivi di matematica classe prima secondaria di primo grado, nella parte relativa appunto a spazio e figure, alias geometria. Ecco, tra questi obiettivi, conoscere il concetto di ente fondamentale, conoscere e operare quei segmenti, conoscere, classificare e confrontare gli angoli e così via, quali sono gli obiettivi di apprendimento che possiamo ragionevolmente pensare di riuscire a perseguire quest'anno? Quali contenuti potremo quest'anno non trattare, visto il tempo disponibile? E nel periodo della DAD, rispetto a questi obiettivi rivisti, a questi contenuti rivisti, che cosa andremo a verificare? E poi è difficile verificare tutto, quindi occorre individuare ciò che riteniamo fondamentale rispetto al complesso degli obiettivi perseguiti, ciò che riteniamo fondamentale valutare. Ciò premesso, dicevo prima che nel dibattito attuale, rispetto alla valutazione finale, noi abbiamo diverse posizioni. C'è chi propende per un'ammissione alla classe successiva semplicemente con una descrizione degli aspetti relativi alla partecipazione. In questo caso sarà semplicemente necessario, se uno sposasse questa tesi, sarà semplicemente sufficiente preparare una griglia di questo tipo. Uno dice, bene, quali sono gli indicatori della partecipazione al processo formativo nella DAD? La presenza, il tipo di presenza, le attività effettuate in modalità sincrona. È stata una presenza regolare o meno? Poi magari vedremo una possibile scala. L'impegno nelle attività in sincrono è stato costante, saltuario, assai vacillante. La presenza è stata una presenza passiva o è stata invece caratterizzata da una presenza attiva, da una partecipazione costruttiva? Lo svolgimento delle attività in modalità asincrona, le attività sono state assegnate, sono state rispettate le scadenze, gli elaborati sono stati curati. Si può fare una semplice griglia con una scala ordinale rispetto a questi indicatori. Più nei dettagli, ecco, ad esempio per la presenza alle attività in modalità sincrona, si può fare una scala del tipo regolare, abbastanza regolare, saltuaria, scarsa, nulla. Ecco, quindi questo è il minimo. Se uno si posizionasse su questa idea, che questo periodo affrontato d'urgenza, in stato di necessità, non si è potuto far molto, quindi è sufficiente
valutare il tipo di partecipazione basterebbe una griglia di questo tipo. Se invece noi pensiamo alla ammissione alla classe successiva con la descrizione del processo e la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, allora dovremmo ricorrere a una griglia più complessa. Quindi non solo la partecipazione, che potrebbe coincidere con la descrizione del processo, anche se in situazione di normalità non è proprio così, dovremmo aggiungere un giudizio complessivo sul livello di apprendimenti raggiunto. Se poi ci si chiederà anche di ammettere alla classe successiva con non solo la descrizione del processo e del livello globale, ma anche con un giudizio relativo alle singole discipline o addirittura col voto relativo alle singole discipline, occorrerà poi trovare il modo di rilevare questi apprendimenti. Come rilevare e dare un giudizio sugli apprendimenti? Partiamo da ciò che le scuole hanno già. Le scuole dovrebbero avere già definito nel PTOF o in allegato al PTOF le rubriche di voto, cioè le tabelle con l'esplicitazione della corrispondenza tra votazioni in decimi e diversi livelli di apprendimento. In genere, questi criteri fanno riferimento ad elementi come conoscenze, sono conoscenze organiche, sicure, oppure all'estremo opposto, che di solito coincide con i voti 4 o 5 a seconda di dove si fa partire la scala, sono lacunose, frammentarie, incerte o confuse. Le abilità, l'alunno ha acquisito abilità a svolgere determinate operazioni in modo corretto, autonomo, consapevole, oppure al massimo fa un'esecuzione, applica meccanicamente delle procedure e anche in modo non corretto. In molte griglie poi si tiene conto anche della capacità di utilizzo di conoscenze e abilità, quindi in pratica delle competenze che non solo vengono certificate alla fine della primaria o alla fine secondaria, primo grado, ma l'idea che lo studente sappia utilizzare quel che ha imparato per applicarlo in modo originale, consapevole, intelligente a situazioni problema, viene a far parte anche della valutazione periodica e finale. Anche se non c'entra molto con l'apprendimento, si valuta il rendimento anche dal punto di vista dell'impegno e spesso molti includono in questi criteri il progresso rispetto al punto di partenza. Quindi in molte griglie tutti questi elementi sono già definiti. Quindi per gli apprendimenti che volessimo valutare nella didattica a distanza, sarebbe sufficiente adattare queste griglie. E molto spesso le griglie potrebbero essere utilizzate semplicemente anche in questo modo. Io ho sotto gli occhi la griglia, i criteri di valutazione di un istituto e appunto al voto 10, il voto 10 lo dà se le conoscenze sono complete, approfondite, organiche, interdisciplinari, cioè insomma se sono collegate anche a conoscenze di altre discipline, le abilità se l'alunno ha acquisito, qui lo identifica col metodo di studio, insomma in poche parole ci sono griglie già pronte che probabilmente possono essere utilizzate anche in questo modo oppure semplicemente adattate. Però per dare un giudizio io devo aver accertato gli apprendimenti, quindi una carrellata su quelli che sono gli strumenti teoricamente disponibili. Quindi io adesso farò un'ampia rassegna degli strumenti che nel campo della verifica e della valutazione sono disponibili, perché un conto è una valutazione come qualcuno propugna, peraltro poco strumentata, poco formalizzata. Vediamo un po' se l'alunno ha messo in moto dei processi cognitivi, ma io penso che per esprimere un giudizio fondato che serva anche all'alunno per capire
a che punto si trova per autovalutarsi e per capire dove deve migliorare, penso che occorra una valutazione ben strumentata degli apprendimenti. E ogni apprendimento richiede strumenti diversi. L'altra volta ho elencato i possibili esiti di apprendimento. Li richiamo, ma non ci torno su più di tanto. Provo a fare un approfondimento però sulle caratteristiche dei vari strumenti. La docimologia classica ha provato a classificare, a catalogare le prove di all'incrocio apertura-chiusura e da questo incrocio ricava una serie di conseguenze. Allora, noi possiamo avere prove non strutturate, come i temi, classici temi, o comunque produzioni scritte di vario tipo, relazioni su esperienze, produzioni di tipo creativo. Proviamo a scrivere un testo poetico, cose di questo tipo, interrogazioni o colloqui a bassa strutturazione. Queste prove sono prove a stimolo aperto perché lasciano un'ampia possibilità al soggetto di interpretare la risposta. Chiedo scusa, dottor Cristanini, sì, se la interrompo. C'è un problema di carattere tecnico che le slide non stanno scorrendo. Allora, chiedo magari ai tecnici se possono venire, ecco, in aiuto Francesco. Ecco, chiediamo scusa ai partecipanti, ma adesso cerchiamo di risolvere il problema. Grazie. Sì, cosa Francesco, faccio? Mi fermo o vado avanti? Un attimo, fermi. Ecco, Francesco, ci sei? Allora, sì, buonasera. Le ho riassegnato il ruolo di relatore in questo momento. Provi a ricondividere un attimo lo schermo, per cortesia. Lo schermo. Ok, ora siamo con la slide aggiornata. Provi a scorrere di una perché slide. Perché andavo avanti e indietro, quindi... Ottimo, adesso tutto a posto. Grazie, scusate dell'interruzione. Okay. Buon proseguimento. Bene, in questa slide ho ripreso alcuni concetti della docimologia classica che ci dice quali sono pregi e limiti dei vari tipi di prova di verifica. Questa classificazione si basa sull'incrocio tra apertura e chiusura degli stimoli e delle risposte. Ora, noi possiamo avere nel primo riquadro tutte quelle prove che sono a stimolo aperto e a risposta aperta, ossia uno stimolo non particolarmente strutturato che lascia al soggetto un'ampia possibilità di trattare poi la risposta, di decidere come articolare la risposta. Qual è la caratteristica di queste prove? È che sono prove che consentono di verificare anche apprendimenti di tipo superiore, quindi non semplici conoscenze fattuali richiamate a memoria. In una trattazione scritta un soggetto rivela anche la capacità appunto di fare collegamenti, di riflessione critica, esprime competenze. Il limite di queste prove, si dice, è che possono essere soggette a un'ampia discrezionalità anche in fase di valutazione, cioè chi valuta non ha riferimenti per cui la valutazione ci potrebbe essere soggettiva, a meno che non si prepari apposite griglie di correzione anche per queste. Le prove semistrutturate, che nel corso dei decenni sono state considerate uno strumento da preferire, uno strumento intermedio tra le prove strutturate e quelle non strutturate, le prove semistrutturate sono quelle che riguardano saggi brevi, riassunti magari con istruzioni sul punto di vista da assumere nel fare il riassunto e su come farlo, una serie di domande a risposta aperta ma a risposta breve, interrogazioni, colloqui più strutturati. Poi abbiamo le classiche prove strutturate, le cosiddette prove oggettive, quindi con le varie tipologie di cui parlerò tra un attimo. Ci sono alcune che sono chiamate pseudoprove,
stimolo aperto, risposta chiusa, si verifica quando all'allievo viene chiesto se concorda o meno con l'affermazione fatta dall'insegnante, per cui l'insegnante fa un'affermazione e poi chiede all'alunno se è d'accordo. E vabbè, questa non è una prova di verifica, è chiamata una pseudoprova. Quindi, nel decidere come verificare gli apprendimenti nella didattica a distanza, dobbiamo capire che ogni tipo di prova ha pregi e limiti. Noi abbiamo molte piattaforme, molte applicazioni che ci consentono di fare mini test, completamento, risposta multipla. Teniamo presente che in genere questo tipo di prove ci consente di verificare conoscenze di tipo fattuale. Ci sono prove strutturate che consentono di verificare anche apprendimenti di tipo superiore. Sto pensando alle prove INVALSI, dove spesso la risposta non richiede solo un richiamo dalla memoria, ma richiede un ragionamento. Però sono prove che richiedono, insomma, una costruzione con alla base competenze molto elevate in questioni docimologiche. Se noi vogliamo invece verificare anche apprendimenti di tipo superiore, dobbiamo ricorrere a prove di altro tipo. Dico questo perché andando in giro un po' per piattaforme di varie case editrici, di varie risorse messe a disposizione, o anche girando sui siti delle scuole, ho visto che molto spesso vengono utilizzate invece prove a stimolo chiuso, risposta chiusa, tipo ti do l'immagine del corpo umano con una serie di parole accanto e dico collega ogni parte del corpo umano alla parola giusta, o meglio, collega la parola alla parte del corpo umano giusta, oppure collega alle parti, le parole giuste alle parti dell'albero e così via. Quindi, ripeto, è importante avere questa consapevolezza perché se io uso quiz e mini test, probabilmente mi limiterò a verificare delle conoscenze. Se io voglio verificare non solo le conoscenze semplici, ma anche la capacità la creatività, la capacità di collegare, la capacità di argomentare, la capacità di usare gli apprendimenti, dovrò ricorrere a prove di altro tipo. Quest'altra classificazione che vedete si riferisce alla differenza tra correzione oggettiva, nel senso che ci sono una serie di punteggi prestabiliti dalla correzione criteriale, dove più che punteggi utilizzo dei criteri. Le prove della colonna di sinistra sono dette anche prove normative, perché in genere la valutazione si basa sul dato medio, cioè a partire dalla media poi si dispongono anche gli altri punteggi nei livelli superiori o nei livelli inferiori. Invece la correzione criteriale, che è riferita alle prove in genere semistrutturate, ma la potrei applicare anche alle prove aperte, quando anche per quelle definisco dei criteri, consiste, come le rubriche del resto, nel definire una serie di criteri a cui i correttori si devono ispirare. Una questione particolare riguarda la verifica dei concetti. Nella didattica abbiamo visto che occorre distinguere tra conoscenze fattuali di singoli elementi, conoscenze procedurali e conoscenze concettuali, che sono le conoscenze più importanti da verificare. Per queste ci sono strumenti particolari. Ho ripescato ciò che diceva Elio Damiano ormai quasi 3 decenni fa sulla didattica per concetti, quando individuava i vari gradi della padronanza concettuale. Quando posso dire che l'alunno padroneggia un concetto? Tra l'altro, padroneggiare i concetti è sempre desiderabile. Nelle indicazioni del primo ciclo ci sono, tra l'altro, alcuni esempi di obiettivi di apprendimento dove si chiede proprio di far acquisire la padronanza del concetto. Ad esempio, in scienze, nella parte di fisica, quante volte
viene richiamato il fatto di far acquisire i concetti di peso, peso specifico e tutta una serie di altri concetti. Ora, come si valuta la padronanza concettuale? E ci sono tanti livelli. Uno, lo vediamo meglio qui. Per valutare la conoscenza concettuale, posso chiedere a uno studente di fare esempi di casi particolari relativi al concetto. Hai presente il concetto di mammifero? Mi fai un esempio di un mammifero o di alcuni mammiferi? Oppure posso chiedere di collocare correttamente una lista di esempi del concetto in una tabella. Ad esempio, quali sono le fonti di energia rinnovabile e quelle non rinnovabili? Se l'alunno ha capito bene il concetto di rinnovabile e non rinnovabile, collocherà l'elenco di fonti, le parole dell'elenco di fonti nella parte giusta della tabella. Includere o escludere un caso particolare nel concetto. Il pinguino è un uccello, sì o no? E uno, se ha studiato bene, se ha compreso bene, punto, darà la risposta giusta. Definire il concetto mediante i suoi attributi, e questo è un po' più difficile. Cos'è il numero? Cos'è uno stato costituzionale? Riconoscere attributi pertinenti o non pertinenti al concetto. Collocare il concetto in una mappa. Usare correttamente il concetto nell'ambito di un testo espositivo argomentativo o usarlo per risolvere un problema. Tra i vari strumenti utilizzabili per verificare i concetti ci sono quelli logico-iconici, presi sempre dal volume di Elio Damiano. Lì spero si veda l'immagine. Vengono riportati una serie di strumenti logico-grafici con accanto il tipo di operazione che consentono di verificare. Per cui una tabella mi consente di verificare se un alunno sa classificare, ordinare, comparare, mentre la mappa mi consente anche di vedere se sa stabilire relazioni, se sa gerarchizzare. In rete noi possiamo trovare diversi strumenti per la costruzione di mappe, però bisogna distinguere tra le mappe mentali, che sono associazioni mentali, e le mappe concettuali. Ciò premesso, se questa è la gamma di strumenti utilizzabili per la verifica, nella DAD cosa posso utilizzare? Allora, brevi domande durante le attività in sincrono, i mini test a tempo, quelli che appunto su Google Moduli ormai molti utilizzano, altri compiti durante lo svolgimento delle attività in modalità sincrona, per cui altri compiti, appunto, provo a fare una mappa, provo a inserire in una tabella. Ecco, questi sistemi di verifica, che funzione hanno? Beh, intanto permettono di tenere viva l'attenzione, di vedere se l'alunno segue, ma mi permettono di accertare in itinere se l'alunno sta comprendendo. La valutazione formativa, nel senso tradizionale, era proprio questa: vedere se uno sta comprendendo, perché se non comprende è inutile che io vada avanti. E poi mi consentono di dare un feedback immediato allo studente. Mi consentono anche di registrare le risposte, di tenere una registrazione delle risposte, non come voto ufficiale, ma come un elemento poi che mi può consentire alla fine di qualificare meglio la valutazione finale. Compiti realizzati in modalità asincrona. In asincrono, quindi in un tempo gestibile autonomamente, liberamente dall'alunno, posso dare molti compiti, fai una ricerca, addirittura potrei fare qualcosa di simile a compiti di realtà, fai una ricerca, costruisci un prodotto e questi mi permettono di verificare apprendimenti di livello superiore e anche lo sviluppo di competenze. Oggi molti dicono, ma non facciamo verifiche centrate su semplici conoscenze. Puntiamo alle competenze. Beh, certo, sarebbe desiderabile, ma non è facile. Intanto dipende
da cosa una scuola ha fatto, perché se la didattica a distanza per una scuola è consistita nell'insegnante che fa video lezioni col libro di lettura o dà materiali semplici da studiare a casa, tipo l'espansione di Roma piuttosto che l'ambiente di collina, allora insomma non so poi se sia il caso di lanciarsi sulla verifica di competenze, magari mi accontenterò della verifica delle conoscenze. Nel caso volessimo però puntare appunto alle competenze, dovremmo ricorrere a compiti da svolgere in modalità asincrona, col problema però della difficoltà di attribuire il prodotto all'alunno piuttosto che a interventi esterni. L'unico rimedio, che è quello di fidarsi, è questo, è quello poi di lavorare con colloqui, con conversazioni in sincrono sui prodotti elaborati, in modo che appunto si vede se l'allievo effettivamente padroneggia quegli apprendimenti che ha mostrato nell'utilizzo dei compiti a casa. Tra l'altro, la correzione di compiti a casa era perfino prevista da un mitico decreto che viene citato spesso nelle superiori. Nelle superiori molti fondano la necessità di effettuare, di mettere un certo numero di voti sul regio decreto del 1925, 653, che parlava di un congruo numero di compiti, comprendendovi però anche la correzione di compiti svolti a casa. Quindi, insomma, non sarebbe neanche una novità, magari appunto accertandoci della validità con interrogazioni. Le competenze, dicevo, al di là della docimologia tradizionale, nell'ultimo ventennio è subentrata anche la cosiddetta valutazione autentica, che ci ha spiegato che la rilevazione, la valutazione delle competenze dovrebbe avvenire attraverso compiti di realtà o prove autentiche, volendo sottilizzare, c'è una piccola differenza tra le due cose, ma non è il caso di insistere qui, insieme a osservazioni degli insegnanti su come l'alunno lavora, più l'autovalutazione e l'autobiografia cognitiva dello studente. Autobiografia ecco, lo studente che racconta come ha proceduto nel compito, difficoltà incontrate, come le ha superate e così via. E la valutazione avviene mediante rubriche valutative. Quindi, se io voglio anche valutare competenze, come molti sostengono si dovrebbe fare nella DAD, beh, allora devo ricorrere a prove più complesse e valutarle mediante rubriche valutative, usando quelle che ho già oppure adattandole. Una volta valutati gli apprendimenti, come si fa a valutare quell'altro aspetto che può concorrere alla valutazione finale? La valutazione dell'impegno e del progresso. Basta costruire delle semplici tabelle. Io riporto qua un esempio preso da Antonia Carlini, ma voglio dire, di queste griglie se ne trovano molte. Come si fa a valutare l'impegno e a correlarlo a dei livelli eventuali di voto nel caso ci fossero richiesti? Se mi chiedono solo il giudizio, userò le frasi descrittive. Si è impegnato con costanza, senza bisogno che l'insegnante lo stimolasse più di tanto e così via, piuttosto che si è impegnato in modo discontinuo. Se ci chiederanno anche un voto, beh, questa valutazione contribuirà poi al voto finale. Progressi negli apprendimenti. Uno ha fatto registrare progressi lievi o progressi notevoli e costanti, quindi un esempio di griglia per valutare l'impegno e il progresso. Poi ogni scuola adatta, integra i propri criteri iniziali tenendo conto della specificità della DAD. Nella DAD, infine, possono essere verificate non solo competenze disciplinari attraverso le varie prove relative appunto agli apprendimenti disciplinari, ma
soprattutto possono essere rilevate competenze trasversali e competenze sociali barra di cittadinanza. Insomma, a seconda che uno utilizzi la raccomandazione del 2006 o quella del 2018, si trovano insieme oppure distinte. E cosa posso valutare per le competenze trasversali? Se uno studente, un alunno, ha dato un contributo costruttivo alle attività, se ha collaborato con i compagni, se è stato disponibile ad aiutare gli altri e a condividere materiali. E questo coincide con un aspetto della valutazione del processo. Se ha sviluppato competenze digitali, e probabilmente questa sarà una delle competenze più sviluppate in questo periodo, che come gli insegnanti le hanno sviluppate giocoforza, anche gli alunni che prima magari smanettavano ma per giocare, non per apprendere, probabilmente avranno imparato a usare le tecnologie per le attività didattiche. L'imparare è imparare, quindi se l'alunno ha mostrato interesse, curiosità, voglia per approfondire anche autonomamente, e come si è organizzato. Ecco, questi sono tutti elementi che possono insieme contribuire alla definizione della valutazione finale. Prima di arrivarci, però, una considerazione sul feedback. Prima di arrivare alla valutazione finale, c'è la valutazione delle singole prove o gruppi di prove, perché magari non stiamo lì a valutare tutte le prove, ma diamo una valutazione dopo un certo gruppo di prove su un argomento così complessivo. Se volessimo attuare veramente la valutazione formativa anche come feedback allo studente, quindi valutazione formativa non solo come informazione per l'insegnante, ma anche come informazione per lo studente, e noi dovremmo utilizzare una griglia di questo tipo. Quali apprendimenti abbiamo verificato con le varie prove? Bene, abbiamo verificato delle conoscenze. Mettiamo che abbiamo lavorato sulle figure retoriche e abbiamo lavorato sulla differenza tra la metafora e la similitudine. Abbiamo verificato l'abilità di riconoscere, di individuare le figure retoriche oppure di costruire frasi con le figure retoriche e così via. Non è necessario riempire tutto, dipende da quali conoscenze, abilità o competenze con le varie prove abbiamo verificato in quel periodo. Il feedback significa dire: i punti forti delle tue prestazioni, caro alunno, sono i seguenti. Dopodiché ti dico anche che hai dei punti deboli e ti indico su cosa fare, ti indico cosa fare per migliorare. Alla fine ti do un giudizio complessivo, perché un giudizio o anche un giudizio al limite con un voto per gli studenti più grandi. Naturalmente non parlo dei bambini di prima o seconda primaria o anche di terza, ma preferibile ovviamente il giudizio, perché se poi alla fine l'ordinanza del Ministero non ci chiederà i voti, però un giudizio che sia coerente con le mie rubriche di voto, perché se me lo chiederanno faccio la svelta ad associare un voto al giudizio. Però ti do un giudizio complessivo, caro alunno, perché al di là dei punti forti e punti deboli, ti devo dare un riferimento per posizionarti. E uno con degli elenchi di punti forti e punti deboli magari si chiede: ma insomma, sto andando bene o non sto andando? Perché potrebbe ricavare dai punti forti e punti deboli, ma non è detto. Quindi ogni volta che parliamo di valutazione formativa, sì, nella DAD dobbiamo fare la valutazione formativa, se la vogliamo fare bene, noi dobbiamo restituire all'alunno delle informazioni di questo tipo. Potremmo anche dare delle informazioni periodiche. Vabbè, che ormai adesso abbiamo solo un mese, quindi avendo iniziato a marzo, si poteva anche alla fine di ogni mese dare una valutazione più complessiva, mettendo insieme i vari aspetti. La tua partecipazione in questo mese è stata di questo tipo, il tuo andamento negli apprendimenti di quest'altro, e hai sviluppato queste competenze trasversali. Adesso abbiamo solo l'ultimo mese, quindi insomma in pratica questo coincide con la valutazione finale.
Arrivati al momento degli scrutini, allora abbiamo le osservazioni sul processo, quindi ha partecipato alle attività sincrone, alle attività asincrone, che tipo di partecipazione è stata. Abbiamo gli esiti di apprendimento che saremmo riusciti a valutare in itinere. Abbiamo delle annotazioni sull'impegno, abbiamo delle annotazioni sul progresso negli apprendimenti. Tutto questo diventa una sintesi finale. Tutto questo va nella valutazione finale, che potrà essere un giudizio secondo le rubriche che abbiamo già o che avremo adattato, e eventualmente potranno trasformarsi in un voto. Allora, per un giudizio, se il giudizio, come appunto una parte di chi si esprime in rete chiede, dovesse essere costruito sullo sviluppo personale, culturale, sociale. Tra l'altro, su questo aspetto c'è una pronuncia dei componenti dell'ex Comitato Nazionale Indicazioni, che insomma per qualche anno ha seguito lo sviluppo delle indicazioni, che dicono: ma la valutazione potrebbe essere la valutazione finale, naturalmente anch'essi propendono per il non voto, potrebbe essere giocata sullo sviluppo personale, culturale e sociale. Beh, in situazione di didattica ordinaria, un modo per interpretare lo sviluppo personale, culturale e sociale poteva essere questo. In situazione di DAD, probabilmente molti di questi descrittori, indicatori funzionano ancora, a parte forse qualcuno, ma mi pare insomma che come sintesi di apprendimenti, partecipazione, impegno, competenze trasversali potrebbero anche funzionare insieme a un giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, che potrebbe essere giocato appunto su conoscenze complete, articolate, interconnesse, piuttosto che all'estremo opposto, competenze incomplete e frammentarie. Quindi una gamma di strumenti che consente di arrivare a una valutazione finale di vario tipo, insomma, o basata su un profilo descrittivo, o basata su un giudizio più articolato su livello globale di sviluppo degli apprendimenti e di sviluppo del livello personale, culturale e sociale, o addirittura anche di voto. L'importante è garantire trasparenza e informazione. Trasparenza e informazione che sono fondamentali per garantire poi la validità del giudizio e la possibilità di analizzare la coerenza tra quanto deliberato e quanto poi effettivamente fatto. Quindi il modo in cui si intendono valutare gli apprendimenti, il modo in cui si intende verificarli prima e valutarli poi, va preventivamente dichiarato insieme alla rimodulazione della programmazione, in modo che ciascuno possa poi valutare la coerenza tra quanto fatto e quanto espresso. Mi era stato chiesto anche di ragionare un attimo sulla gestione dei DSA e degli alunni con disabilità. Ma sui DSA, e qui ritorniamo anche alla didattica, non solo alla valutazione, per i DSA già le associazioni che si occupano degli alunni con questi disturbi hanno fornito una serie di indicazioni. Quindi, ad esempio, l'allievo con DSA può avere difficoltà a orientarsi nell'organizzazione delle attività, quindi appuntamenti online, attività sincrona, scadenze e consegne, quindi fornire informazioni essenziali e le più chiare possibili. Fare attenzione al carico cognitivo, quindi evitare di sovraccaricare con materiali inviati da studiare in modo autonomo. Certo, si possono mandare, anche perché poi uno in asincrono si gestisce i tempi senza l'ansia di avere un tempo delimitato, però insomma evitare di sovraccaricare, perché l'alunno con DSA insomma col sovraccarico cognitivo si trova male. Fare ricorso ovviamente agli strumenti
del piano personalizzato, quelli di tipo compensativo e dispensativo, ecco, valutare quali attività proporre a distanza e quali attività invece possono essere riservate poi per altri momenti, quando si potrà tornare a scuola. Poiché l'allievo con DSA può avere difficoltà a seguire il ritmo della lezione, nelle attività in sincrono, se possibile, si potrebbe registrare la lezione e inviarla allo studente, fare che così se la rivede con calma. Ecco, è tutta una serie di indicazioni, queste fornite dalle associazioni dei DSA. Poi, se volessimo predisporre delle verifiche specifiche per gli alunni con DSA, si possono utilizzare i riferimenti già esistenti per le verifiche in presenza, quindi predisporre verifiche monotematiche, ecco, utilizzare, questo è interessante, utilizzare caratteri tipografici senza grazie, dicono i tipologi, sans serif per dirla alla francese. Perché solo alcuni caratteri sono senza grazie, quindi senza, insomma, quegli ammennicoli che rendono a volte difficile interpretare le lettere. Per gli alunni con disabilità, ovviamente, ecco, sono quelli più difficili da gestire a distanza e sono quelli che probabilmente hanno avuto i maggiori disagi da questa situazione. Quel che si può fare per limitare i disagi è, ovviamente, ricalibrare il PEI, stabilire un forte raccordo con la famiglia e aiutarla a colmare l'eventuale gap tecnologico. Tener viva la relazione coi compagni, quindi non lavorare solo in maniera individualizzata, ma in sincrono, magari iniziare un'attività in piattaforma col gruppo classe e poi magari proseguire in piccolo gruppo in forma individuale con l'insegnante di sostegno se c'è. Usare tutti i software specifici che ci sono per gli alunni con disabilità e ovviamente valutare facendo riferimento al PEI e solo col criterio della progressione degli apprendimenti rispetto al livello iniziale. Per gli altri alunni, il criterio della progressione è uno tra i vari criteri, per gli alunni con disabilità è in pratica l'unico. E una cosa interessante del decreto legge appena convertito, ecco qui ho dimenticato di inserire il numero della legge, però è la legge che citavo prima, quella dell'articolo 87 ter. Qui invece l'articolo 4 ter, la legge di conversione del decreto legge del 17 marzo 2020, che è interessante perché prevede che durante la sospensione delle attività in presenza, gli enti locali possono fornire del personale, possono fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante l'erogazione di prestazioni individuali domiciliari finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Quindi questa è una novità normativa che è contenuta nel decreto legge che citavo all'inizio e che quindi può aiutare anche in questo caso. Bene, questa è la carrellata che ho ritenuto di fare sulle questioni della valutazione e vediamo ora di rispondere alle domande. Quindi tolgo la condivisione dello schermo e torno in diretta. Ci siamo? Ecco, dottor Cristianini, ecco, le domande già le ho inoltrate, le ha già ricevute sul telefono, se vuole vederle, le abbiamo Allora, raccolte. perché l'ho Ecco. messo in silenzioso, vado a Sì, leggermele. ok. Dunque, ecco, domande, provo a passarle in rassegna perché ovviamente sono tante. Ecco, ci sono genitori che si sostituiscono i propri figli nelle verifiche e non fanno partecipare i propri figli agli incontri in sincrono. Beh,
Questo direi che, insomma, se ne tiene conto, beh, intanto bisognerebbe parlare con questi genitori e dire, ma aiutate i ragazzi a fare da soli, perché cosa pensate di ottenere rispondendo al posto loro? Dopodiché, a parte che siamo certi che siano loro a sostituirsi ai figli, dopodiché, se i genitori partecipano, vuol dire che anche i ragazzi potevano partecipare, che non è che fossero deprivati e non potevano partecipare, quindi ne terremo conto poi nella valutazione. Poi c'è chi dice sarebbe auspicabile l'abolizione dei voti, almeno nella primaria, in questo periodo, ma sì, è ciò che stanno dicendo un po' tutti. Quindi importante poi è però fornire dei giudizi che non siano giudizi, come si può dire, molto banali e che non fanno capire il reale stato di apprendimento all'alunno. Io direi che cioè sul voto c'è una letteratura che ha almeno 50 anni. Da sempre si dice, ma il voto in realtà non ci dice tutto quel che sta dietro, non ci dice la ragione, ciò che sta a fondamento del voto. Vabbè che adesso dovremmo avere le rubriche di collegamento per cui dietro il voto uno se va a leggersi la rubrica può anche capire perché è stato dato quel voto. Però il voto dovrebbe essere sostituito da un giudizio molto puntuale che consenta all'alunno di rendersi conto di ciò che ha veramente imparato. Perché se noi diamo dei giudizi come diversi di quelli che vedo negli interventi sì, in rete, insomma, allora è una valutazione solamente formale, riempitiva e non ci serve a più di tanto. Dopodiché dice, condivido quello che sta presentando, ma non mi sembra realizzabile una classe primaria. Ecco, oltre alle difficoltà tecnologiche, non tutti i bambini sono smart davanti a un video. E quindi anche i colloqui diventano difficoltosi. Valutare mi sembra un'offesa, credo sarebbe più utile attestare il lavoro di questi mesi senza indicare dei livelli. Ma anche questo, vediamo se si potrà fare. Ripeto, attestare il lavoro, ma dipende sempre da come una scuola ha lavorato. Attestare il lavoro, ripeto, lo trovavo molto condivisibile se la sospensione fosse durata per qualche settimana. In 3 mesi attestare solo che è stato fatto il lavoro, a cosa ci serve? Se una scuola ha fatto poco e niente, d'accordo, attestiamo il lavoro, ma se una scuola, come molte, ha lavorato in modo strutturato per raggiungere determinati obiettivi di apprendimento, perché non dare un giudizio? Non dico il voto, ma dare un giudizio potrebbe essere, insomma. Dopo le possibilità di verifica, anche lì dipende, insomma. Però qualche, voglio dire, io ho trovato in rete una miriade di esercizi facilmente svolgibili online. Quindi, insomma, poi vedremo anche quel che dirà l'ordinanza ministeriale, perché adesso noi abbiamo tutti opinioni diverse su come dovrebbe essere la valutazione finale, ma poi noi dovremo anche vedere quali indicazioni ci darà il Ministero. Tanto sto ormeggiando col mio cellulare che ogni tanto si mette in salva schermo. Chiedo come debba comportarsi nella valutazione un docente che insegna una materia del tutto pratica e solo in parte come scienze motorie. Questo non saprei proprio, nel senso che non possiamo pensare di far eseguire degli esercizi a video, insomma. Quindi credo che dovremo molto basarci su quel che siamo riusciti a fare in presenza, a meno che a distanza non si sia riusciti a stabilire una qualche forma di comunicazione, ma la vedo un po' dura, insomma. Indicazioni su IRC e certificazione delle competenze per gli alunni in uscita dalle classi quinte. Ma su IRC non c'è nulla di specifico, quindi vale quel che si è detto per le altre discipline. Sulla certificazione delle competenze non è che la basiamo sugli ultimi 3 mesi, abbiamo il lavoro fatto in un quinquennio. Potremmo aggiungere alcuni elementi desunti dagli ultimi mesi, soprattutto per
dicevo, quelle competenze come la competenza digitale che qui sono state già sollecitate. È possibile integrare le griglie già approvate con indicatori e descrittori specifici per la DAD? Beh, io direi di sì, è proprio questo che io pensavo, più che inventare griglie nuove, vedere le griglie già approvate e inserire i descrittori per la DAD, perché darebbe continuità al lavoro già svolto. C'è una norma relativa all'obbligo dell'insegnante a fare lezioni in sincrono? Beh, non c'è una norma che dica insegnante devi fare le lezioni tutte in sincrono, perché il decreto, sì, 22 dell'8 aprile, ci dice che la DAD è un impegno obbligatorio durante la sospensione dell'attività in presenza. Poi come farla? Non c'è un obbligo di legge. Direi però che c'è come si può dire, un criterio di tipo pedagogico, che non ci si può limitare a mandare del materiale da studiare e non avere mai un contatto in sincrono con i bambini. I bambini hanno bisogno di sentire l'insegnante, ma anche di vederlo. E poi, appunto, alcune attività richiedono un'interazione, altrimenti come faccio a capire le reazioni dei bambini? Come faccio quando comprendo o invece c'è necessario di intervenire? Quindi direi che più che un obbligo legislativo che non c'è un obbligo di tipo didattico. Dunque, valutazione degli alunni con DSA. Quale il riferimento del testo del febbraio 2020? No, beh, nel testo del febbraio 2020 non c'è un riferimento specifico. Quelli che io ho citato sono suggerimenti desunti dalle pubblicazioni, dalle associazioni che si occupano degli alunni con DSA. Beh, nelle note del Ministero ovviamente c'è il richiamo al piano didattico personalizzato e al fatto che gli alunni con DSA hanno diritto a fruire degli strumenti compensativi e dispensativi. Cioè, è importante rendere trasparente già da ora alle famiglie il curriculum riprogrammato sull'essenziale? Ma io direi di sì, perché ormai siamo a un mese dal termine delle lezioni e quindi, insomma, sarebbe importante dire noi abbiamo riprogrammato le nostre attività in questo modo. Rispetto all'ultima slide, ci si riferisce anche alla possibilità di fare interventi didattici con insegnanti di sostegno? Beh, no, perché qui parla di enti locali e quindi parla di personale, di assistenti o di educatori a disposizione degli enti locali. Quindi insegnanti di sostegno invece intervengono insieme agli insegnanti curricolari nella DAD, in modo normale, insomma, o in sincrono insieme agli insegnanti di classe oppure in modo, se detto, sempre in sincrono, ma magari lavorando in modo individualizzato con l'alunno con disabile e l'alunno o un piccolo gruppo, e infine può lavorare anche in asincrono, ottiene ovviamente contatti telefonici con la famiglia e con l'alunno. Ma eventuali griglie aggiuntive dobbiamo costruirle noi insegnanti oppure affidarci a strumenti già costruiti da esperti? Ma in realtà non ci sono strumenti costruiti da esperti. Quel che noi vediamo in rete sono i tentativi delle scuole di darsi un qualche strumento. Ed è opportuno che le griglie aggiuntive una scuola se le costruisca in base a quello che ha deciso di fare nella DAD. Io ho ripetuto continuamente, dipende da cosa state facendo, da cosa siete riusciti a fare e poi anche dalle vostre visioni e poi bisognerà vedere come sarà l'ordinanza del Ministero. Però, ripeto, per individuare il tipo di partecipazione al processo formativo, se l'alunno partecipa in modo regolare o non o saltuario, se l'alunno si impegna o non si impegna, se rispetta o meno le consegne, dipende da ciò che voi state veramente facendo. Se uno fa pochissima attività sincrona, cosa valuta nel SIN? Se trova una scheda tutta centrata sul sincrono, cosa se ne fa? Se non dà compiti da riconsegnare a certe scadenze, è inutile usare una griglia che preveda ha rispettato puntuale nelle scadenze. Insomma, credo che le griglie aggiuntive sia bene che ognuno se le costruisca a seconda di quel che sta facendo
e a seconda della situazione della sua scuola. Queste sono un po' le domande. Poi vedremo a questo punto quali saranno le decisioni del Ministero e cosa chiederanno come tipo di valutazione da fare nello scrutinio finale da riportare nei documenti di valutazione. Bene, grazie dottor Cristadini. Ecco, da tanti commenti, come sempre, ecco, ci è di sostegno e di conforto e anche riesce a farci camminare in questo momento così particolare. Ci terremo aggiornati, può darsi che ci rivedremo ancora. Ecco, vediamo un po', stiamo attendendo i documenti del Ministero. Speriamo, c'è attesa sicuramente per l'esame di fine primo ciclo, vediamo, per gli scrutini, per i passaggi. Siamo in attesa, però intanto sappiamo già che cosa possiamo fare e soprattutto attenzione ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, perché siano al centro di questo processo di valutazione, questo cammino, e non ci lasciamo prendere dagli aspetti burocratici, ma vediamo effettivamente qual è l'attenzione che dobbiamo ai nostri ragazzi in questo momento molto molto particolare. La ringrazio, ci rivedremo fra un po' per il corso del secondo ciclo, fra 20 minuti, no, meno, quindi 12-13 minuti.